Allora, benvenute e benvenuti a tutti. Allora, questa mostra, com'è nata questa mostra? Questa mostra è nata, me l'ha ispirata il libro di, deve scorrere, della, un attimo solo, il libro di Roberta Scorranese intitolato A questo serve il corpo, viaggio nell'arte attraverso i corpi delle donne. Il libro è un'indagine, scusate perché sto facendo più cose in una volta. Allora, il libro è un'indagine personale e originale sul significato e il valore del corpo femminile. Io sto traducendo in spagnolo, capite lo spagnolo? Non so perché vedo che... Aspetta. Spegnete i voice perché sento le televisioni, ragazzi. Ok, perfetto, così possiamo procedere. Ok, bene, bene, bene. Roberta Scorranese, quindi, esplora il tema del corpo femminile nell'arte e nella vita. L'autrice confronta le opere citate, confronta le opere dei vari artisti che hanno ritratto le donne in modi diversi, mostrando le loro sfaccettature, le loro storie, le loro emozioni. L'autrice quindi invita a guardare l'arte e il proprio corpo con occhi liberi e curiosi, senza lasciarsi condizionare da stereotipi o convenzioni. L'autrice celebra il corpo come un luogo di espressione, di trasformazione, di felicità. Il libro contiene anche un inserto a colori con le immagini delle donne delle opere citate. Infatti cita molte opere, fra cui La Venere, Rockaby di Diego Velázquez, La Maddalena Penitente di Caravaggio, La Susanna e i Vecchioni di Tintoretto, le opere di Wollstonecraft e Egon Schiele, le opere di Frida Kahlo, le opere di Cindy Sherman, eccetera, eccetera. Allora, questa nostra mostra ha avuto questo tema, diciamo, come ispiratore. Poi gli artisti, naturalmente, voi artisti eravate liberi di interpretarlo come volevate. Allora, 15 artisti partecipano a questa collettiva e sono Laura Antichi, aspetta che ve li metto, così vi conoscete anche. Ok, sono Laura Antichi, Tina Bei, Velázquez Bonetto, Elissa Alasi, Eva Crai, Lorenza Colicigno e Tonino Lane, Cherry Manga, Terra Meriem, Meilo Minotaur, Xirana Oximoxi, Kapkat Ragu, Fiona Simon, Chris Tower, Tosha Tyran, Sergei Zarf. Ok. Adesso ci troviamo davanti all'opera di Kapkat Ragu, un'artista storica del metaverso, del Museo del Metaverso. Allora, Kapkat ha realizzato un'opera sul mito greco di Dafne, una musa delle Naiadi, e però lei ha capovolto il mito perché Dafne, perseguitata dall'amore di Apollo, e a un certo punto, chiedendo aiuto ai genitori, per sottrarla ad Apollo, la trasformano in albero. Invece Kapkat ha reinterpretato il mito e ha trasformato Apollo in un albero. Insomma, e la chiama quest'opera La vendetta di Dafne, mi sembra molto significativa. Che ne dite? È molto bella, molto rappresentativa. Vero? L'ho apprezzata moltissimo. Bene, 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 ci fa piacere. Allora, CapCut, se vuoi scrivere qualcosa. Mi ha fatto il terzo ramo, Chandra, per favore. Ah, ecco, CapCut dice che ha lavorato molto con la violenza sessuale, perché Kat insegna in un
in un istituto artistico. Quindi immagino che debba aver lavorato molto con la violenza sessuale. E quindi mi ciao. Comunque sembra quasi quasi che l'elemento maschile venga assorbito dalla terra e ridiventi quindi natura più che umanità. Sì. Allora vi leggo quello che scrive Kat. Allora, dice: ho lavorato molto con la violenza sessuale e a volte usa la mitologia forse per confrontarsi con i ragazzi. Il mito di Daphne. Il mito di Daphne è molto significativo. Però effettivamente sembra quasi che sia stata punita Daphne più che premiata. È un modo in cui le donne si trasformano per sfuggire all'uomo, esatto. Ecco che, ciao, ciao Rubin. Sì, hai fatto bene a capovolgere il mito. Le sue radici sono molto significative, sì, insomma è diventato. Sì. Shantara, se non metti il traduttore, beh, ma parla la tua opera per te, quindi non c'è altro. Allora, in quest'opera vediamo se ci siete una figura femminile esposta da una finestra, da un ballatoio, con al posto delle mani due piume, e la vediamo nell'intento di volare. Ecco, e le parole che sono scritte su questa pietra forse ci fanno capire meglio. Io ve le dico in italiano, ma sono scritte sia in portoghese che in inglese. Le parole, questi versi dicono: e poi hai guardato, poi hai sorriso, hai aperto la finestra e sei volata. Ecco, adesso questo volo, se è un volo liberatorio o un volo definitivo, questo non ci è dato di saperlo, però immaginiamo che sia un volo liberatorio, ok? Immaginiamo, beh, insomma è molto bella anche quest'opera, molto significativa, quindi io voglio immaginare la donna che attraverso questo volo si libera dai pesi e dalle oppressioni che a volte la vita le impone. All'opera di Sergei Zarf, e qui alzo i suoni in modo che sentiamo anche i suoni, ok, della pioggia. Siamo già qui, aspetta perché non ti sentono, un attimo solo, che vengono a piedi. Eh beh, certo. Certo, quindi bisogna aspettare un attimo. Ah, siete, avete voluto venire qua direttamente, ok? Ok, sì, attivate i suoni. Please turn up media and sounds. There is a video on the bottom of the room there, on the right side. No audio, just a video. Vai Rosanna, scusami. No, no. Allora ci troviamo nell'installazione di Sergei Zarf e vediamo immagini che si ispirano a diversi stili artistici realizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Però adesso sarai tu, Ser, che ci spieghi, diciamo, ci spieghi la composizione di quest'opera. Ok? Ti va? Sì, va bene, parlo io direttamente allora. Sì, parla tu. Allora, la note card c'è anche in inglese. There is a note card in the box in English as well. If it is needed, I can pass the Spanish test in the chat, by the way. And yeah, just a moment, please. Ok, allora ho fatto una collezione, come diceva Rosanna, di immagini che ho usato solo qui, quindi sono, vabbè, originali per quanto possibili, ispirate alla presenza dell'utilizzo del corpo nella storia dell'arte, quindi la presenza del corpo femminile nella nostra storia
visuale. Allora, le immagini ritraggono ognuna uno stile diverso di rappresentazione. Nella note card trovate qualche cenno sugli stili. Chiaramente sono solo alcuni di quelli che hanno attraversato la nostra storia pittorica. Ho scelto quelli che secondo me erano più rappresentativi, almeno secondo i miei gusti, secondo le mie impressioni. Ecco, i temi sono legati a rappresentare una diversa sfaccettatura che mette in luce la diversità e la complessità dell'esperienza femminile, ovviamente per come posso percepirla io in quanto maschio, e per come può essere percepita attraverso una rappresentazione visiva. Quindi, dall'impressionismo che cattura la leggerezza dell'essere, al surrealismo che esplora i mondi interni, fino all'espressionismo che parla delle emozioni più crude. Però vuole essere un inno alla resilienza e alla speranza, cioè un richiamo all'azione e la testimonianza a quello che è stata e che è tuttora la vita delle donne di fronte alle avversità, di fronte anche alla quotidianità. Quindi quello che ho voluto fare è non solo una mostra di immagini, ma per quanto possibile qui dal mezzo, un viaggio emotivo e visivo, e un richiamo all'empatia e alla comprensione. Pertanto non ho voluto rappresentare bruttezza, ma per quanto possibile bellezza. E ho racchiuso queste immagini in un contesto invece di pioggia e nebbia, che per me vuole rappresentare il fatto che il cammino comunque non è facile, ma è intriso di lacrime ed è nebbioso, quindi si naviga a vista, ci si muove sempre con difficoltà. E questa è la rappresentazione che ho voluto dare attraverso la presenza della pioggia e della nebbia. E ecco, mi fermo qui. Sì, insomma, molto, molto bella e significativa anche questa, insomma, la pioggia e la nebbia ci danno proprio l'idea perfetta di quante difficoltà ancora le donne debbano attraversare prima di Esatto. appunto di raggiungere una certa tranquillità, perché qui non si tratta più, diciamo, si tratta Ecco, di poi ho voluto mettere, se posso, sì, prego, prego. Rosanna, ho voluto mettere anche la presenza di voci, di una voce femminile che ripete i nomi in inglese delle opere, quindi ognuna ha la sua voce, ogni opera ha la sua voce col suo titolo, e se attivate i suoni lo sentite, e ovviamente se vi avvicinate lo percepite meglio, insomma, quindi vi invito, se ne avete voglia, poi di farci una passeggiata in mezzo. Mentre ci sono le due sfere al centro e l'immagine centrale che sono coreografiche, non hanno una spiegazione, mentre tutte le altre hanno un titolo che poi trovate nella note card. Quelle con un titolo sono quelle spiegate nella note card. Benissimo, bella mostra. Grazie. In qualche modo, diciamo, qui l'intelligenza artificiale viene piegata alle esigenze di una mostra che ha un tema. E, insomma, non è facile, no? Cioè, No, cioè, come sempre. Non c'è solo un discorso di prompt engineering, come si chiama, cioè di scrivere un testo e avere un'immagine, ma è di entrare in una forma dialogica con l'intelligenza artificiale, cioè cercare di avere una vera e propria botta e risposta, cioè, e quindi modificare in base alle risposte, che non sono solo testuali o visive, ma sono qualcosa di più. Cioè, cerco di prendere degli stimoli anche da quello e aprire delle porte in base a quello che mi viene proposto dalla macchina, sulle mie sollecitazioni. Quindi, questo mi ha portato a fare un percorso anche sugli stili pittorici, quindi li ho studiati, li ho approfonditi per quanto possibile, ho cercato di immedesimarmi,
in quegli stati d'animo, e quindi è un percorso, insomma, non è, non sono solo immagini, Sì, non è, mettiamola così, però è diciamo, una mia cosa personale, ecco, insomma. non è un lavoro prettamente, È diciamo, stato un bel pretesto, sì. di restituzione, di immagini attraverso un font. Qui c'è anche una ricerca, insomma, è un lavoro un po' più complesso rispetto alla generazione di immagini pure semplice, questo voglio dire. Sì. Il tentativo è quello. Esatto. Va bene, complimenti, bella mostra. Comunque Grazie. finora, comunque sono tutte belle. Allora io andrei da Xirana, così perché l'abbiamo lasciata indietro qua. Venite da Xirana, Oximoxi. Seguitemi. Un attimo. Siete tutti? Sono tutti? Sì, Rosanna, sì. Allora, ci dice Xirana, sto leggendo la notecard che poi potete prendere dentro il segnaposto con lo stemma, con il logo del Più donna zero violenza. Fra l'altro, questa mostra viene organizzata nell'ambito delle manifestazioni realizzate per il Più donna zero violenza. Il progetto nato in Kraftwerk nel 2022. Atto proprio a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza contro le donne. Quindi è un progetto a cui teniamo molto e per il quale si stanno svolgendo iniziative che dureranno fino al 31 dicembre. Allora adesso vi dico che cosa ci scrive invece Xirana della sua installazione. Ci dice Xirana, quando ho saputo del soggetto di questa mostra, adesso ve lo metto in chat, il corpo delle donne, ho pensato che pur avendo realizzato centinaia e centinaia di schizzi della figura femminile, non avevo mai interpretato questi schizzi come una rappresentazione della donna in tutta la sua essenza, corpo e anima. Erano esercizi pratici per acquisire agilità nel disegno. Nella scuola in cui andavo, le pose delle modelle duravano 2 o 3 minuti, in cui dovevi catturare su carta le forme del corpo, le sue proporzioni, la luce, il volume e il movimento. Sicuramente questi esercizi derivano dalla rappresentazione del corpo nudo delle donne, che è stata fatta per molti anni nella storia dell'arte e che ci fanno riflettere fino a che punto la rappresentazione delle donne fosse solo quella di un oggetto ornamentale. Continua Sirana, e ve lo metto in chat. Continua Sirana. Per questa mostra, però, ho voluto rappresentare la figura del corpo della donna in modo più completo. L'elemento che ho utilizzato per farlo è l'acqua. L'acqua è la fonte della vita, vale a dire, senza acqua non ci sarebbe vita. L'acqua è considerato un elemento primordiale in molte culture. È un elemento associato alla fertilità e al rinnovamento. Nella tradizione culturale della Catalogna troviamo le donne dell'acqua, che forse provengono dalle ninfe dell'antica tradizione classica. Le donne, infatti, Dafne era una ninfa dell'acqua, dell'acqua dolce, anzi, per tornare alla installazione precedente. Le donne dell'acqua portavano benessere e ricchezza all'uomo che le sposava, finché riusciva a mantenere il loro segreto. Nelle donne acqua c'è un mistero che non può essere svelato. E questo anche vale per l'essenza delle donne. I poeti stanno ancora cercando di scoprire la loro anima segreta interiore. Bella. E quale sarà questo segreto? È il segreto della femminilità, credo. Sì. Quindi Sirana, è il segreto della femminilità? Ecco, sì, infatti, infatti.
Molto bella Xirana, è molto interessante anche, diciamo, l'interpretazione. Se vuoi dire qualcosa, se vuoi scrivere qualcosa. No, no, va bene, Va be tutto è bene. spiegato. Grazie, tu hai spiegato molto bene. Perfetto. Allora, poi torneremo con calma, solo che stasera dobbiamo un po' fare, diciamo, un giro non molto lento perché altrimenti finiamo dopo mezzanotte. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa delle opere viste, fatelo pure. Avete domande? Shadows of silence, hidden smiles, breaking chains, timeless resilience. Se non avete domande, procedo, infatti. Vado, allora, vado. Andiamo da Laura, via. Ah, beh, allora. Volta sei venuta a piedi anche tu, Rosanna. Eh sì, adesso Laura, cioè adesso lasciamo la parola a Laura che ci spiega tutto lei. Laura. Arrivo, Vai. sono lenta. Questa mostra allora intitolata Il corpo delle donne, psicanalisi e scienze del profondo, per far vedere un po' come psicanalisi e la scienza del profondo ci rappresentano la donna. Ci tengo a precisare che sia che Dove le sei, Laura? scienze Che del non ti. Dove profondo non ci hanno restituito. sei? Mi No, un sentite? attimo Mi perché sentite? ti raggiungo perché Qui altrimenti entra dentro la mostra. perché se ti allontani non perché io sto facendo Mi così. sentite adesso? Sì, Forte e chiaro. solo che non ti Ecco, vedo. Dove sei? allora ho intitolato questa mostra Qui vicino a noi. La psicanalisi e le scienze del profondo. Ok. Volevo comunque dare un'avvertenza che nell'una e nell'altra, nella psicanalisi e nella scienza del profondo in genere, hanno restituito un'immagine di donna liberata e di corpi liberi. Anche nei casi di pensatori rivoluzionari, ad esempio, ho fatto vedere Oscar Panizza e poi un autore più letterario che non psicanalista, che vedete alla mia destra, si chiama, come potete vedere, Bataille, l'ultimo, non ci hanno restituito un'immagine liberata. Quindi hanno confermato, praticamente prodotto, stereotipi sociali sulla figura della donna. Quasi hanno voluto, nella dimensione della rappresentazione e nell'analisi, esorcizzare paure e minacce che il femminile potrebbe insinuare nel maschile, può insinuare nel maschile. Qui, comunque io ho creato delle immagini per questa mostra con l'intelligenza artificiale, non le ritrovate in altre mie esposizioni, anzi sono molto entusiasta di presentarvi questa mostra fotografica perché ho cercato di penetrare attraverso gli autori, gli psicanalisti, nel mondo dell'anima femminile attraverso questo affilato mezzo che ho avuto dell'intelligenza artificiale. Quindi le opere esposte non sono fotografie, sarebbero da intendersi come finestre aperte sui mondi interiori, praticamente una fusione di arte e tecnologia che offre una prospettiva unica sul concetto di corpo delle donne. Le varie immagini che vedete sono slide, cioè voi potete sfogliare, ci sono in ogni postazione
diverse immagini che ritengo significative, come viaggio proprio che svela le sfaccettature più scure del femminile. Quindi ogni immagine è un'immersione che ci porta ad esplorare le connessioni tra le opere, i concetti praticamente psicanalitici che le informano. L'unica psicanalista che si toglie dalla schiera degli altri è la Horney, che è una femminista, naturalmente una psicanalista femminista, la quale propone una visione ben diversa da quella degli altri autori classici, degli altri psicanalisti classici. Senti, senti Laura, le note card dove possono prenderle? Perché... Le Notecard sono presenti nelle scatole verdi che hai ai piedi delle opere, in cui Ok, va viene. bene. Volevo solo dire che la Horney, ho cercato di interpretare attraverso le immagini quello che vuol fare, cioè propone per le donne l'autoanalisi come metodo per esplorare il proprio mondo interiore e risolvere i propri conflitti, basato sul dialogo tra il sé reale, il sé ideale, e sull'uso delle tecniche come il diario, il sogno e la fantasia. Ecco questo. Però ecco, questa esposizione è piuttosto articolata e complessa perché ha anche come fine di illustrare la posizione dei vari psicanalisti. Avuto difficoltà talvolta a creare queste immagini, perché le applicazioni di AI hanno dei divieti all'utilizzo di parole come violenza, differenza di genere e così via. Spero che vi piaccia Molto un lavoro, un grande lavoro hai fatto, veramente. sì, perché ho fatto, come potete vedere, la mostra si apre comunque con due immagini dei mandala che richiamano quindi un processo interiore e un percorso che la donna può fare partendo appunto da se stessa, perché al centro del mandala c'è la donna. E ho finito poi la rappresentazione con una poesia nel giardino dei pensieri nascosti che praticamente riassume il senso di questa mostra. E l'ho iniziata con questo totem in mezzo dello Yin e Yang, che mostra i due principi che comunque sono compresenti sia nell'uomo che nella donna, sono energie universali che si manifestano e che possono essere rappresentati con queste immagini che ritengo utili per darci l'idea di che cosa siano. Ecco. Benissimo, E non so, Laura. Un potrei spiegarvi lavoro molto, altre molto, cose. molto complesso. Vi rimando alle note card, ci Sì. sono note card dappertutto, cioè su tutti praticamente le rappresentazioni, e ricordatevi che le singole immagini non sono singole immagini, ma sono slide da sfogliare, sono come libri da sfogliare, in cui ho cercato di interpretare il pensiero di questi psicanalisti, ma nello stesso tempo in maniera critica, e che possano permettere una riflessione anche nostra sulla cultura e come la cultura ha prodotto molti stereotipi. Per cui c'è la presentazione all'inizio, c'è la poesia all'inizio e i mandala, le varie note card piuttosto lunghe su quello che ho messo e ho prodotto. In più, alla mia sinistra si trova una vasca, ho creato la vasca che si chiama Il sangue delle donne, qui ho tuffato, vabbè, delle
dei manichini che praticamente sono dentro questo sangue, sono il sangue della vasca. Ok, va bene, bravissima Laura. Complimenti anche a te per questa complessa, diciamo, costruzione. Allora, c'è qualche domanda da parte dei presenti? Altrimenti procediamo perché non ce la facciamo, non ce la facciamo a vederle tutte. Eh? Avete qualche curiosità? Ok, sembra di no. Quindi, poi dopo io ho intenzione, dopo gennaio, di far fare ad ogni artista una opening personale di queste opere. Quindi oggi faremo un tour in tutte le opere. Poi vorrei che ogni artista inaugurasse la sua installazione. Ora procediamo. Procediamo qui a fianco. Procediamo qui a fianco. Abbiamo l'opera di Lorenzo e Tonino. Lorenza, Sì, vieni. ci sono. Allora, dice Lorenza, se l'amore uccide, non è l'amore amore. E questo è un haiku molto significativo che dovrebbe essere, diciamo, messo nelle pareti delle scuole, sulle porte delle scuole. Allora, Lorenza, Lorenza ci presenta un'installazione dove il pezzo forte è la sua poesia, che si intitola proprio Il corpo delle donne. Vai, Lorenza, lascio a te la parola. Evidentemente, dato il tema che la mostra ci Sì. ha sollecitato a trattare, come al solito nella mia riflessione si fondono le diverse identità che una donna, che la donna eredita dal passato, dalla tradizione, e quella che si costruisce con il presente. Quindi la poesia, che poi è, diciamo, fortemente autobiografica, ma nello stesso tempo vuole avere una valenza esemplare, è appunto dire, la visione di un corpo in cui la tradizione e il presente si fondono, tentando appunto una sintesi che è spesso difficile, ma che è anche necessaria, perché dal passato possiamo anche ricavare alcuni modelli positivi, per esempio proprio della donna, non per genetica o biologia, ma per cultura, è il valore della cura. Quindi questo valore sicuramente va conservato. Ha un valore invece che stiamo cercando di interpretare in pieno è quello della libertà, ma come sappiamo molto spesso la libertà, soprattutto quando è libertà di scelta in relazione al tema delle relazioni sentimentali, conduce poi a tragiche fini, come la cronaca ci dice continuamente. Il concetto di fondo è comunque che ha portato alla costruzione da parte di Tonino Lane di questo grande paio, che la storia delle donne ha costruito una lunga, 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 lunga tela, e questa tela però tenta di svincolarsi dal modello tradizionale e appunto ormai stereotipato per orientarsi verso modelli invece di, appunto, di una maggiore autonomia, di una maggiore libertà rispetto appunto allo stereotipo della Penelope, che tesse e disfa la sua tela per mantenere il vincolo, cioè il rispetto del vincolo matrimoniale. Ora è ovvio che la tela di Penelope oggi io personalmente, per mia scelta non ideologica, bensì questa parola non mi fa paura, ma ideale, è proprio l'idea che se va, diciamo, una donna oggi può finalmente scegliere anche con sacrificio, appunto, di costruire una nuova
una tessitura diversa in cui, come ho detto, gli elementi della tradizione culturale specifica della nostra identità si fondono con la ricerca di nuovi ruoli, di nuove possibilità espressive e identitarie. Quindi questo è, le poesie toccano, come so io, insomma, come già abbiamo visto in altre esposizioni, tendo a fondere immagini e parola perché si integrano in quella, secondo il modello di quello che è uno dei miei maestri, che è appunto Dante, e anche una delle mie maestre, come la Zimbrowska, e così via. Quindi parola e immagine. Le poesie vanno ovviamente lette. C'è una nota che spiega l'installazione, quindi non tolgo altro tempo a voi, Le che poesie poi poi saranno lette, diciamo, con potete rivedere e molto, riflettere molto su quello bello, molto che bella, Lorenza, molto, molto significativa questa installazione, naturalmente, come sempre le tue cose, insomma. Andiamo da Elisa adesso, andiamo da Elisa. Elisa non c'è perché a Napoli Ah, immagino, non è ovviamente. potuta Poi, venire, entrare in. questa è un'installazione, lo stesso realizzata con immagini AI, vero? AI generate, generate Sì, da mi pare intelligenza. con Photoshop. Aspetta, no, con Adobe, io non sono molto Insomma, esperta sì, di ci questo. sono diversi No? programmi, Comunque nella diversi. Notecard è esplicitato Sì. lo strumento. Sono ritratti di donne, sono ritratti, come dice la Notecard, di donne che dietro il loro sguardo e i segni che sono sul proprio volto celano delle private e che poi diventano pubbliche nel momento in cui la cronaca le porta alla luce. Quindi Certo. emozioni di donne tra serenità, gioia e paura. Di donne che conoscono il dolore, donne che hanno fede, come dire, hanno consapevolezza della propria bellezza e nello stesso tempo vivono il dramma di pensarla quando non vederla, violata. Quindi questo è il senso. L'opera, come al solito, Elisa ingloba le immagini anche in questo caso realizzate con una tecnologia contemporanea come quella dell'AI, tuttavia conserva questa cornice settecentesca che è un suo specifico perché tende sempre a fondere ciò che la nuova tecnologia, tecnologie ci consentono con la tradizione dell'arte che in questo caso è rappresentata appunto da una cornice settecentesca. Passato, presente e futuro si concentrano nel destino dei suoi ritratti di donna. Benissimo, benissimo, anche questo molto, molto bella, molto d'impatto. Allora, cominciamo dall'opera centrale di Tosha, che sta proprio qui al centro. Partiamo dall'opera di Tosha. Il titolo è esplicativo perché il titolo significa svincolati, liberati, sciogliti. Infatti vediamo questo corpo senza testa, ma presumiamo sia un corpo di donna, avviluppato da questa corda che sembra quasi, cioè, sì, una corda, comunque un qualcosa che la opprime, che la costringe. E lei cerca di svincolarsi perché vediamo questo braccio proteso all'infuori, dà proprio l'idea che sia un atto per fuggire da questo imbrigliamento. Allora, secondo me questa è una metafora, quest'opera, che ci rappresenta la donna imbrigliata in tutto quello che la opprime, insomma, fra gli stereotipi, i luoghi comuni, l'oppressione della società, cioè i condizionamenti, tutto quello che la donna può subire e aver subito. E che molte volte porta appunto alla violenza e al femminicidio. Quindi quest'opera quindi rappresenta benissimo la condizione della donna nella nostra società. Ecco, io spero che
che questa donna possa sciogliere queste corde in qualche modo e si possa liberare. Tosha, spero di aver interpretato bene. Benissimo, brava Tosha. Un'opera molto, diciamo, che parla da sola. Bene, Tosha, bravissima, complimenti e ti ringrazio molto della tua partecipazione. Procediamo con l'opera di Velázquez Bonetto, è un'altra opera di immagini generate dall'intelligenza artificiale. Velázquez. Allora, Velázquez ci propone diverse immagini di donne, due corpi. E poi immagini di volti prese di profilo, e però immagini di volti che in sé rappresentano, che hanno però come profilo dei corpi, se non erro. Ecco, leggiamo Velaz che dice: questa serie di immagini è stata creata con l'aiuto di Midjourney. È una serie di immagini soggettive su ciò che ritengo importante per le donne. Il corpo nudo di una donna risveglia i nostri istinti animali. Ma c'è vita prima e dopo, e queste parti della vita richiedono la presenza dell'intelletto. Il viso è lo specchio dello spirito e dice tutto sulla personalità di una persona. Dopo i 30 anni, ogni persona è responsabile del proprio viso. Anche le donne, nemmeno i chirurgi plastici possono cambiarlo. Benissimo, Velaz. Questa è la visione di Velaz. Ah, perfetto. Benissimo, Velázquez, bella, belli i colori, bella l'idea, molto originale, Velázquez, come sempre. Benissimo, procediamo allora, se avete finito di guardare, procediamo qui da Terra, che beh, anche questa di Terra è un'opera molto semplice, facile da intuire, corpi di donne, ecco, un po', Terra ci ha sempre abituato a queste immagini di donne aggrovigliate, no? Che girano, quindi è un'opera molto d'impatto e anche questa si spiega da sola, insomma, l'unione fa la forza, dice il titolo, quindi le donne. È un invito alle donne ad essere unite, ecco, a fare fronte comune contro le differenze di genere, le violenze e quant'altro. Bella, no? Bella, sì, molto bella. Lo so, ma io poi ho messo dappertutto, diciamo, l'avviso, però vabbè, c'è l'opera, va bene lo stesso. Ok. Poi passiamo da Fiona. Passiamo da Fiona. Fiona ha realizzato un'opera anche lei abbastanza complessa. Si chiama quest'opera Da oggetto a soggetto. Ecco, anche questa è molto originale. Fiona ha incastrato delle figure femminili nelle cornici. Il corpo della donna, dice Fiona, che da manichino si trasforma in quadro. Indossando quadri e cornici diventa la protagonista. Guardando l'opera nel suo complesso sembra quasi che le donne siano felici. Il gioco di parole del titolo, da oggetto a soggetto, vuole essere anche una metafora, il posto della donna nel mondo, che ha dovuto conquistare con sacrifici, lotta e spesso con la vita, non più donna oggetto. Poi ci dice Fiona,
Ancora oggi guadagniamo meno degli uomini, ancora oggi quando ci assumono dobbiamo nascondere il desiderio di avere figli, di sposarci, ancora oggi non siamo liberi di lasciare un marito, un fidanzato e di esprimere il desiderio di essere indipendenti, ancora oggi non sempre è bene uscire di notte da sole e se veniamo violentate, e questo accade ancora oggi, dopo lo stupro ci viene chiesto se in qualche modo abbiamo causato lo stupro, se eravamo troppo sensuali, vestite troppo scoperte, se avevamo bevuto, come se il fatto di aver gridato no, indipendentemente dal fatto di essere vestite in modo sensuale o meno, non contasse nulla. Ancora oggi, dice Fiona, in molti paesi del mondo gli uomini pensano che la donna sia un oggetto, ma noi no. Quindi, ci ripete, Fiora ci ricorda che ogni anno il gruppo Più Donne Zero Violenza è attivo nell'affrontare temi importanti. Ogni anno siamo qui per ricordare a tutte le donne che non hanno avuto una possibilità. Ogni anno noi siamo qui e grazie per essere qui con noi. Bellissima Fiona, brava. Bella questa installazione, veramente bella, elegante. Molto elegante. Fiona è sempre molto brava nel pensare le sue mostre. Leggete la note card perché la note card, prendete la note card dentro il segnaposto. Bella, sì. Brava Fiona. Brava, brava, brava. Perfetto, ragazzi. Allora Fiona sta scrivendo in chat che non ha voluto dare molto lavoro sulle foto e quindi non ha dato Ma molto perché risalto alle immagini io non rispetto alla leggo composizione. le chat. Allora, Eva in questa installazione ha colto in pieno quello che era lo spirito del libro da cui io ero partita come ispirazione. Cioè la rappresentazione di figure femminili nella storia, nell'arte e nella vita quotidiana. Infatti, Eva ci rappresenta molte figure di donne. Vabbè, vai Eva, procedi, vai tu. La racconto io. Sì, vai, vai, racconta. Allora, comunque trovate tutto nella nota. Sì, in effetti io ho voluto rappresentare con l'intelligenza artificiale figure di donne sia come sono state rappresentate nell'arte, di donne che hanno fatto la storia e di donne dei nostri tempi. Quindi intorno al manichino che ha queste forme irrealmente perfette ruotano l'immagine di donne reali e rappresentate. Dalla Venere Callipigia, se vedete quella proprio con le forme abbondanti, che era il simbolo della fertilità nel Paleolitico, all'Afrodite della mitologia greca. Gli artisti hanno sempre rappresentato il corpo della donna secondo la propria visione, bellezze eteree come la primavera di Botticelli, madonne che incarnano una mistica della maternità, signore raffinate immerse nell'oro come nelle opere di Klimt, forme abbondanti per Botero, pin-up dalle curve perfette nei cartelloni degli anni 50, fino all'autorappresentazione molto più realistica di Frida Kahlo, che si è autorappresentata effettivamente. Ma le donne reali? Le donne di potere, come la regina Elisabetta, che qui ho vestito in modo da richiamare la sua antenata Elisabetta I. Le donne di scienza, come Rita Levi-Montalcini, attrici come Marilyn Monroe, con il suo tragico e misterioso destino, o Mary Streep, dal formidabile talento. E infine una nota dolente, siccome la guerra è sempre stata una tremenda realtà dalla notte dei tempi, le donne che combattono,
da Giovanna d'Arco alle anonime soldatesse dei nostri giorni. E ce ne sarebbero tante altre, perché l'universo femminile è troppo vasto per pretendere di rappresentarlo in poche immagini realizzate con l'intelligenza artificiale. Se volete ve lo metto in inglese nella chat. Nell'ottica, ok. Bene, Eva, tu sì, hai colto proprio lo spirito di questo libro della Scorrenese, sì, è questo che lei intendeva. Le donne. Sì, devo dire che io avevo iniziato quando ancora non avevo letto la nota in cui tu lo descrivevi da cosa è nata l'ispirazione per questa mostra, e quindi l'ho un po' adattata dopo perché ho aggiunto qualcosa che mi aveva fatto pensare, Certo. cioè leggendo quello che avevi Sì, scritto. infatti sì, è ottimo. Ottimo, bella installazione, Eva. Brava. Grazie. Insomma, anche qui non è solo intelligenza artificiale, anche qui c'è un'idea, anche qui c'è un pensiero, c'è una costruzione, c'è, diciamo, c'è dietro non solo la mera produzione di immagini generate da un prompt, ecco. E così dovrebbe essere usata, diciamo, l'intelligenza artificiale in questo modo. Bene. Procediamo, andiamo da Cherry Manga. L'opera di Cherry Manga è molto complessa. Andiamo da Cherry Manga, ragazzi. Brava Eva, brava, brava, brava. Sono qui a fianco, venite. Allora, guardate quest'opera. Che ci dice Cherry Manga con quest'opera? Cherry Manga ci dice che il corpo della donna non può ridursi soltanto a un ventre a un ventre che poi deve ospitare un feto. E qui vediamo un'immagine, un manichino che rappresenta una donna con il ventre squarciato e il feto che incombe, diciamo, sopra questo ventre. Ecco, è un'immagine forte, ma un'immagine molto, diciamo, che è un'immagine di ribellione, questo. È la ribellione, diciamo, di questo, dello stereotipo della donna madre, della donna ventre, in qualche modo, ventre che ospita il nascituro. Quindi il corpo della donna non è solo un corpo, il corpo della madre, ma è anche molto altro. E qui Cherry ha voluto stigmatizzare questo aspetto con questa installazione molto feroce, diciamo, abbastanza forte. Poi in quello che scorre, io sono una donna e non un ventre, non un grembo, ci dice in queste frasi che scorrono su questi fili. Cioè io sono una donna e non sono un grembo, a womb. Quindi è sbagliato ridurre il corpo della donna a un corpo, diciamo, a un contenitore per generare figli, ecco. E questa è una sorta di ribellione, sì. Sì. Non c'è Cherry, c'è Cherry, no, non la vedo. Infatti. Brava Cherry, sì, anche questa è una bella opera significativa. Andiamo da Tina, voi via, che pure l'opera di Tina, ecco, l'opera di Tina è molto,
L'opera di Tina si chiama Supernova. Allora, questa installazione rappresenta l'esplosione degli ultimi decenni di liberazione delle donne, generazioni e generazioni che hanno camminato nel silenzio e nell'obbedienza. È tempo di altre supernove, felice il corpo capace di cambiare, di non rimanere immobile, di amare se stesso prima di essere amato. Adesso vi metto installazione molto complessa, questa di Tina, molto elaborata. Tina, ci vuoi dire qualcosa in più di quello che ho detto io? Un po' forte? Sì, fa riferimento. Sì, certo. La supernova è un'esplosione stellare. Capito? È un'esplosione. È una stella che esplode. Sì, molto bello, molto bello. Una stella che esplode. Poi ogni artista ha interpretato a modo suo, naturalmente, il tema. Ah, hai lavorato anche con l'intelligenza artificiale, ottimo. Velaz, altro che Salvador Dalì, qui siamo oltre. Le donne del passato, certo. E le nuove generazioni. Sì. Guardano la donna del futuro che è quella che nasce dall'esplosione della supernova. Questa qui in basso che rappresenta, Tina? Aspetta che te lo scrivo in spagnolo. Scusa. Allora. Lo scrivo io, lo sanno. Spagnolo, perché lei è spagnola. Ah, ecco, Sì, glielo ho scusa. scritto. Sì, ok. Ma quelli che sembrano, non so, braccia quelle però. Questa donna.
No. È chiedersi che dire dei nostri cambiamenti noi stessi e delle mode imposte dagli uomini. Nutrire la terra, dice Tosha. Forse. Dice Tina, le donne vogliono tutto quello che gli si propone, che gli uomini propongono? Beh, non lo sappiamo, forse no. Sono gli stessi slogan del video. Quale video? Ah, il video quale? A che video si riferisce? In ogni lavoro c'è una storia personale e collettiva di liberazione e di riscatto, certo. Gli vuole dire lei, sono le mode che gli uomini impongono alle donne in qualche modo. Sì, ma no, lei ieri non c'era però, non lo so, non credo ci sia stata ieri. Sì, Tina, questo che vogliamo, intendiamo fare con questi eventi, a parte che poi l'arte è sempre un nostro interesse, però. Forse c'era ieri sera. Ah, ecco, il video forse che ha messo Ruby, il video di ieri sera sta sul gruppo allora. Sì. Sì, ho capito, quindi ha visto il video di ieri sera. Ah, ok. No, l'avevo messo io, ma che non sapevo che l'avrebbe fatto vedere Shantaram nel gruppo, nel nostro gruppo, era lo stesso. Pensa tu. L'avevo messo in anticipo, ma io non sapevo che cosa Ah, Shantaram avrebbe fatto vedere ieri sera, ho per cui l'avevo capito. postato e lei l'ha visto e l'ha anche commentato. Ah, ecco, non me ne ero accorta, vedi? Mi pare, ecco, che l'abbia anche commentato, adesso non mi ricordo. Comunque l'ho postato qualche giorno prima. Capito. Notte, Tosha. Grazie a te, grazie anche a te. Ragazzi, manca un'ultima opera al quarto piano, che è un'installazione bellissima e molto complessa, anche quella, di Chris Tauer e di... no, uno solo ce n'è ancora, una sola opera di Chris Tauer e Fiona Simon. Andiamo all'ultimo piano, venite qua ai cubetti e cliccate quinto. Brava, bravissima Tina, un'opera stupenda, veramente, bravissima. No, domandavo, aspetta. È per mettere alla prova l'intelligenza umana che al quarto piano si va cliccando su 5. No, si va al quinto, questo è il quarto. Questo è il Ah, ok, quindi quarto. siamo al quinto piano, ok. Dobbiamo andare al quinto. Su 5. Ho preso l'uso dello zero dagli Ah. indiani, non ci ferma più nessuno. Beh. Questo dove ci ha portato? Naturalmente ci ha portato dietro, mannaggia. Abbiamo penato io e Fiona per mettere i landmark, i cosi giusti, le coordinate giuste, invece ci ha portato dietro. Ma Fiona gira l'opera. No, che gira l'opera. Andiamo, dai, venite qua. Mannaggia. Mannaggia. Allora, clicchiamo la gente, portiamo la gente che sta sotto.
Fototool no. Com'era Fio? Ambiente forse? No, ambiente dark comunque. Bisogna mettere avanti live. Fototool no light. Aspetta, andiamo giù. Fototool, eccolo qua. Fototool no light. Eccolo qua. Comunque dovete mettere dark, perché vedete il rosso a terra, altrimenti non vedete niente. Mezzanotte. Mi sentite? Sì, chi è? Sono io, sono Chris. Ah, Chris, allora. Ciao. Oh, adesso lascio a te l'esposizione di quest'opera, perché... No, io non dico nulla, l'opera è solo da vedere, è solo una rivisitazione di una installazione fatta nel 2020, e quindi niente, che raccoglie un po' di cose fatte da me e da Fiona nell'arco di diversi anni su Second Life. Ovviamente non c'è altra spiegazione, insomma, da vedere. Adesso vi metto, si chiama Fil Rouge, vi metto due parole che... Sì. Il filo conduttore è questo Fil Rouge che vedete a terra, che unisce ogni dettaglio, poi idealmente diciamo un filo rosso che unisce tutte le opere, tutte le immagini che sono, che vedete nei riquadri. Se non mettete a notte non li vedete, però, Sì, perché è tutto un gioco di proiezioni. Esatto, è un gioco di proiezioni, per cui se non mettete a notte non vedete niente. Gli unici due parametri sono ambient dark oppure phototools no light. Perché anche midnight non va bene, midnight. No, io ho messo phototool no. Sì, quello va benissimo, ambient dark pure. Dipende anche dal client che usate, ma penso sia tutti... Quindi sarebbe Ambient Dark, quindi si chiama? Ambient Dark, sì. Ambient Dark o Phototools no. No Light, com'è che si chiama? Aspetta. Sì, Phototools no Light. No Light. Light. Scusate, questa se no... Senti Velaz, forse Velaz, maibe. Sì, ma deve essere proprio il sole nero, la luce nera, perché sennò non... Scusa per chi ha poca dimestichezza, no light dove si trova dopo aver premuto phototools? Phototools no light, no, ma... No, è proprio un ambiente che si chiama così, phototools no light. No light. Sì, giusto. Fai prima a trovare l'ambiente dark, Fenta. Lo trovate nella Fenice, nel cielo. In fondo. Giù, sotto, dove sta la Fenice. Sotto c'è un cielo. Sì, c'è il cielo. In fondo c'è il phototools. Dovreste sparire tutti gli altri. Sparire in teoria se mettete questo parametro. No, se non mettono quello non vedono niente. Vedono male. Esatto, quasi. Questa linea rossa, dovreste vedere solo questa linea rossa in mezzo, questo fiocco, questo nastro. Ma che bello, qua dentro è bellissimo. Comunque, se volete andiamo avanti verso... Fatto. Sì, io sto andando avanti con la camera, così le riprese vengono bene. Dipende dal client, forse non tutti hanno gli stessi settaggi di fare. No, vabbè, però se mettono phototool è tutto scuro, Quello sì, anche ambient dark, però... Comunque le immagini riportano le scarpe, diciamo... Le scarpe rosse, che è proprio un simbolo forte. Vabbè, una cosa più semplice la potevamo fare, insomma. Perché più semplice? È tanto bello, scusa, non ho capito. È sempre complicato con queste proiezioni. Ma dai, non è complicato.
Penso che non sia complicato per gente. Guarda, Chris, siamo sopravvissuti alla tua mostra sottoterra caduta, quindi penso che qual era la mostra questa sia semplice. De Chris? Qual era la mostra? Sì, sì, era una cosa bellissima. Non... Se sopravvivevi, sì, ah, sì, molto bello. Di Fiona era quella, sì. Sì, sì, no, ma tu hai di Fiona, no? Non è la tua la costruzione, quella. Sì, diciamo che insieme l'abbiamo fatto insieme. Ah, ah, molto bella. Bene, potete entrare comunque. Potete entrarvi per vedere meglio le cose. Se no, vabbè, parte con la camera, le vedete uguali, per carità. Sì, sì, quello sì. Quindi non c'è niente, un pavimento enorme. Ma... Guarda questi fili, questi nastri che scendono a raggiera, queste donne con il ventre aperto. Insomma. Questa... Cioè, bello che ho detto a tutti che di mettere ambient dark, io ancora non l'ho messo. Ah, vedi, vabbè, ma tu tanto lo sai, quindi... tu ce lo sai. Ovviamente non abbiamo specificato le foto mie di Fiona, quindi non ha importanza, insomma. Vabbè, le foto sono vostre, comunque, l'installazione è vostra, sì. È chiaro che le foto sono vostre. Sì, sì. Bella, abbiamo bella, messo... complimenti, molto bella. Bravi. Vabbè, ma quando metti insieme due menti come le vostre, insomma, sì. Anche due talenti come i vostri, poteva venire fuori solo una cosa bella, ovvio. Bravi. Bravi, proprio bravi. Sì, sono, purtroppo sono lavori non recenti, quindi comunque c'è qualcosa, sì, però... Ma scusa, ma il recente, diciamo, ma a che serve il recente? Voglio dire, questo è un... No, no, appunto, è un tema che vale... Un'opera che vale sempre, c'ha sempre valore, non è che non è datata, perché le immagini sono le immagini di oggi, quindi non c'è senso nemmeno dirlo che è un'immagine del 2020, perché è attualissima, è sempre quello, voglio dire, siamo sempre lì, purtroppo. Non abbiamo superato. Poi qui aveva l'installazione, quella, diciamo, questa è rivisitata, ma quella originale c'aveva al centro una performer che, di Second Life, che metteva musica. Che era Avatar, era in teoria rappresentava una donna di pietra, che era il centro dove convogliavano tutti i nastri, insomma. Vabbè, è una diversa collocazione, però insomma il senso era quello. Capito. Ottimo. No, anche per cambiare, insomma. Oh no, bella, molto bella. Però spero che tutti abbiano messo ambient dark. Speriamo. Sennò non...